dopo passo. Buonasera. Buonasera Lisa. Buonasera. Siamo qui per il nostro momento happiness di allenamento. Sì. Allora, cara Lisa, intanto come stai? Sto bene, direi molto meglio, sto recuperando la mia voce, quasi Sento. originale, Quasi, quasi. quasi. Però è un Sì, timbro sì. particolare che ti dona, Oh, devo grazie. Sì. dire. Senti, Lisa, questa sera abbiamo fame, perché qui stiamo parlando di Ma cibo, anche a stiamo me ha fatto venire parlando... fame. Tra l'altro a me mangiare piace tantissimo. Anche a me. E poi è Sì. bello perché ne abbiamo parlato, insomma, con chi proprio va a fare a cucinare a Caspita, casa degli sì. altri, una cosa Sì, bellissima, sì, così sì. tu puoi mangiare con calma. Pensa che ho avuto una cliente che aveva un Sì. Ecco. ristorante e ha trasformato il suo lavoro nello chef a domicilio, su Modena, però sì. Vabbè, quindi non Sì, è una non mi è una cosa nuova. No, no, concorrente. non mi è una cosa nuova, no. Allora, Lisa, quindi come ci commenti la frase della serata, che te la ricordo, è la felicità per me è assaporare le gioie della Le tavola. gioie della tavola. Tendiamo a consumare i cibi che più ci piacciono, evitando gli altri. E nella scelta del cibo, spesso siamo attratti dal ricordo del gusto, dal profumo, dal colore del piatto. Infatti, Elia ci diceva prima che gli piacciono i piatti particolarmente colorati. Sì, che Esatto, cucina il pesce così lo può... anche cromaticamente Ecco. ha un'armonia. E incidono nella scelta del cibo anche le occasioni felici. Perché tutte le esperienze che noi facciamo, a cui abbiamo collegato l'assunzione di cibo più o meno felici, incidono sulla scelta perché ci fanno provare le emozioni che abbiamo provato quando abbiamo mangiato quel cibo. E cosa distinto, per esempio, scegliete voi di mangiare? Se avete un buffet, verso cosa vi dirigete? Io, per esempio, la pasta. Io la Pasta, pizza, pizza, esatto. esatto, gran carboidrattati a Chissà. manetta. La pizza, Attratti da cosa? Dalla perché vista, so dal che è profumo. buona, mi piace proprio il sapore della pizza, e poi saranno i I colori, forse il colori, perché se ci bianco e il sono tante verdure rosso. colorate, io punto quelle lì. Cioè no, aspetta, con Sì. sotto la pizza però. Non E solo certo, le verdure. chiaramente non solo le Ok. verdure. Come mangiamo, ci dicono gli esperti, che Sì. determina come ci sentiamo anche, perché determina variazioni all'interno della biochimica del nostro corpo. Quindi anche incide sull'umore, il come mangiamo, il come ci sentiamo fisicamente. È importante quindi anche avere un'idea di come ci fanno sentire i vari cibi che assumiamo per poter scegliere non solo istintivamente, ma anche in base a come ci vogliamo sentire. Quindi, Ok. essendo l'argomento vasto, invitiamo chi ci sta ascoltando a farsi una cultura rispetto a come i cibi ci fanno sentire, Come ci emozionano, come ci quindi. emozionano e come ci fanno sentire anche fisicamente. Ok. Perché è utile saperlo e poter dirigere la propria attenzione verso i cibi che ci fanno sentire più energici, più in forma, più vitali. Ok, tra l'altro lo ricordiamo, a casa abbiamo chiesto agli amici a casa come si organizzano quando invitano delle persone a Esatto, pranzo o a sì. cena. E, bene, Lisa, C'è un piccolo sì, che filmato su un critico famoso, questa sera abbiamo già Antoine citato. Hegault, sì, di Ratatouille. Sì. E c'è una piccola clip in questo film, proprio sul critico, in cui lui sceglie un cibo a cui dà particolarmente credito proprio perché gli riporta un ricordo particolare. Adesso lo E vediamo. allora, se la regia ce l'ha, ce lo guardiamo. Sì. Che c'è? Sto facendo la ratatouille. Allora, come vuoi che la prepari?
No, non può essere. Chi prepara la ratatouille? Io esigo saperlo! Ricordo l'ultima volta che ho chiesto a un cameriere di porgere i miei complimenti allo chef. E ora mi trovo nella straordinaria circostanza in cui il mio cameriere è lo chef. Grazie, ma stasera sono solo il suo cameriere. Allora chi ringrazio per la cena? Ah. Ecco, un'altra clip presa da Ratatouille, come dicevamo prima, che è un lungometraggio della Pixar, bello, molto, molto, molto bello. Sì. La Ratatouille gli ricorda la mamma. Eh sì. Il gusto proprio che mangiava quando la mamma gli faceva da mangiare la Ratatouille. E ovviamente è associata all'emozione, esatto. Quindi il gusto associato. Quindi lui è rimasto folgorato dalla Ratatouille preparata dal topino. Questo topino sì, così esatto. Bravo. Esatto, esatto. Bene, Lisa, di solito noi durante questa rubrica e sì. Anche questa volta non l'abbiamo detto all'inizio, andiamo, o meglio, tu vai a scegliere, diciamo, dei film sì, in particolare film, sì. Dove ci racconti, estrapoli qualche frase da cui prendi degli spunti per darci dei suggerimenti sì. Per migliorarci. Ovviamente all'interno di questa rubrica parliamo di coaching, sì. Chi non sa che cosa sia, non riusciamo ad approfondirlo in questo momento perché abbiamo i tempi della diretta un po' stretti, ma potete andare sul sito happinessonair.it nella parte dedicata alla rubrica passo dopo passo e trovate tutti i riferimenti del caso. Certo. Quindi direi che a questo punto possiamo procedere con sì. La prima citazione. Dal film Lezioni di cioccolato. Buono il cioccolato. Sì. Regia, sì. Ce l'abbiamo. Vediamo una clip. Cioccolato fondente. La base del nostro lavoro. Qui lo chiamiamo il nero. Il cacao, uno dei cibi con più significati nella storia umana. Per gli aztechi era la bevanda degli dei, per i maya moneta, per i nobili francesi la cura del buon umore, per le monache del 600 il peccato. Giuravano di astenersi dai piaceri della carne e dal cioccolato. Che cosa vedete qui? Cioccolatina a stampo, il guscio è di nero al 70%. Un ripieno pralinato di nocciole, secondo me c'è anche un goccio di rum. Io vedo un uomo al bar, beve il caffè. Ha problemi al lavoro, guai a casa, rate, piccoli sogni infranti. Li vede, ne prende uno e lo mangia. In un istante il tempo sembra fermarsi. È un piccolo momento d'estasi. Signori, se siete venuti qui per fare cioccolatini, potete anche andarvene. Qui si fanno piccoli momenti di estasi. Qui si fanno piccoli momenti di estasi. Eh sì, anche perché la cioccolata è realmente un momento di estasi. Sì, 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 sì. Io preferisco quella bianca a quella nera, però sì. Però sì. Gli esperti ci dicono che le emozioni possono indurci a mangiare. Cioè, ci sono per esempio persone che mangiano quando si annoiano, quando sono tristi, quando si sentono sole. E questa fame, che non è fisiologica, è una fame legata a ragioni emotive, sì, è difficile da saziare perché non essendo fisiologica, anche se mangiamo, non riusciamo a saziarci, quindi difficilmente avremo la sensazione di essere sazi. Come fare quindi? È importante prendere consapevolezza degli schemi che ci inducono a mangiare. E quando cerchiamo cibo, possiamo chiederci, puoi chiederti, ho davvero fame in questo momento o sto cercando solo di cambiare il mio stato emotivo? Perché può essere veramente utile cambiare lo schema mentale per poterci spostare e fare altro. Quindi presa consapevolezza che magari non abbiamo fame perché magari abbiamo mangiato da poco oppure abbiamo appena fatto la merenda e siamo solo annoiati ed è domenica pomeriggio, possiamo pensare di fare altro, muovere il corpo. Per esempio. Bere un bicchiere d'acqua. Lo vediamo dopo questo. Ah, ho svelato. Tu conosci benissimo la scaletta. No, bere un bicchiere d'acqua. In realtà è che sì, me l'hai insegnato. È un trucco, tu. Sì. Allora, bere un bicchiere d'acqua, sì, anche assolutamente. Dopo vediamo anche il perché. Sì, comunque cambiare proprio gli schemi, uscire un attimo. E poi tornare in casa se si vuole stare in casa, fare una quindi, telefonata. Prima di abbuffarsi o comunque di mangiare quando sentiamo che è più uno sì. Stato emotivo che chiederci, ci spinge sì. A farci delle domande. Ti puoi chiedere, ho davvero fame adesso? Oppure voglio solo cambiare il mio stato emotivo? Ok.
perché okay, almeno prendiamo consapevolezza e possiamo almeno scegliere, non è istintivo. Così magari restiamo anche in linea. Possiamo scegliere. Possiamo scegliere di restare esatto, in linea e non esatto, appesantirci se non è necessario. Sì. Bene, so che per la seconda clip tu hai scelto sempre questo film che ci sta accompagnando, sì, perché noi poi prendiamo le fisse. Esatto, avuto, esatto. Io avevo la fissa di Alice nel Paese delle Meraviglie, adesso abbiamo la fissa di Ratatouille. Regia, riusciamo a vedere la clip? Sì. Perfetto. Se è vero che siamo ciò che mangiamo, io voglio mangiare solo cose buone. Ma per mio padre, il cibo è carburante. Se fai lo schizzinoso su quello che metti nel serbatoio, finirai a secco. Quindi mangia la tua spazzatura. Se è vero che siamo quello che mangiamo, io voglio mangiare solo cose buone. Già, a volte presi dall'abitudine e dalla fretta o proprio dal fatto che non sempre si ha tempo di mettersi a cucinare, come dicevi prima. Sì. Ma anche se avessi tempo, anche io credo che farei fatica lo stesso, okay, ma questo è un altro discorso. E non consideriamo che il cibo è carburante e nutrimento per il nostro corpo. E un'altra cosa di cui il corpo ha bisogno è l'acqua. Quindi ingeriamo cibo, ingeriamo acqua e acqua anche attraverso il cibo. Il corpo è composto, lo sappiamo, dal 70% d'acqua, in zone tipo il cervello arriva addirittura all'85% di acqua. E nel libro Il tuo corpo implora l'acqua, di una persona che mi dispiace non citare, ma ha un nome veramente difficile, Fareydoun Batmanghelidi, spero che si dica così. Okay, comunque scusiamo. Il tuo corpo implora l'acqua. Ok. Questo medico ci dice che molti dei fastidi che proviamo durante la giornata, inclusa la fame, spesso, sono dovuti a un principio di disidratazione. Quindi, quando cerchiamo cibo e abbiamo magari mangiato da poco, possiamo bere un bicchiere d'acqua o due bicchieri d'acqua, perché forse la fame passa. E forse sì, magari il fisico in realtà sta cercando quello acqua, e noi non lo capiamo. Sì, e sono tanti altri sintomi della disidratazione elencati nel libro, è un bel libro, insomma, che si può trovare. Come hai detto che si chiama? Il tuo corpo implora l'acqua. Ok. Quanta acqua bevete voi durante la giornata, per esempio? Pochissima. Io tantissima, a me piace proprio bere. A te piace? Proprio lo trovo rilassante, infatti durante la diretta ho già bevuto una bottiglietta d'acqua così. Ecco, sì, abbiamo anche una zanzara mosca qua che ci gira intorno. Io mi sono dovuta abituare, per esempio, a bere acqua. Quando l'ho scoperto questa cosa, mi sono dovuta abituare perché non ero così abituata. Io quando faccio una cosa sono molto presa. Infatti adesso svelo un piccolo aneddoto. Tutte le volte che si va da Lisa nella sessione l'acqua, proprio di coaching, la prima cosa che fa, ti serve un bicchiere d'acqua. Esatto. Tu ti siedi, cambia la biochimica subito, interna, un bicchiere d'acqua, così tu ti metti tranquillo. Tu non hai capito, lo fa perché il vino costa troppo. Ok, sì, esatto. Sì, è vero, è vero. C'è però così l'acqua, ci si prepara ad allenarsi meglio, quindi niente da dire. Sì, esatto. Vabbè, allora Lisa, abbiamo parlato dell'acqua. Sì. E so che avevi scelto qualcosa, anche una chicca un po' particolare. Piccolo video che parla un po' degli stimoli a cui viene sottoposta l'acqua, e sembra appunto che l'acqua risponda col cambiamento dei cristalli dell'acqua agli stimoli che riceve. Pensa. Possiamo vedere, sì. Dai, ce lo guardiamo. Sì. L'acqua è l'elemento alla base di ogni forma di vita conosciuta, animale o vegetale. Essa compone per tre quarti il nostro pianeta ed è presente nel corpo umano nelle medesime percentuali, con differenze significative in relazione all'età e allo stato di salute. Come cambierebbe la nostra concezione del mondo se scoprissimo che in realtà essa è un organismo dotato di coscienza propria e in grado di rispondere autonomamente agli stimoli a cui viene sottoposta? Questa è la domanda a cui da oltre 20 anni il dottor Emoto cerca di dare una risposta. Non ho studiato scienze né spiritualità. Io mi definisco molto semplicemente un bambino pieno di curiosità.
Shindo vibration nichite no satsume desu. Cioè, tutti sanno che energia è una vibrazione. Hai. Hola. Ne. Inochi nan desu yo toyukoto wo oshiemasu. E io insegno che vibrazione è la vita. Nell'arco di due decenni, Emoto è riuscito a mettere a punto una tecnica per fotografare e filmare la formazione dei cristalli d'acqua, dopo che questa viene sottoposta a vibrazioni non solo di parole o musica, ma anche di pensieri ed emozioni. Arigato. Questo è grazie. Hai. Bakero. Questo è stupido. Hai. Ego no. Grazie in inglese. Hai. Ego no yufu. Stupido in inglese. Hai. Io penso che per cercare la pace educare le parole è molto importante. La gente in genere si chiede: cos'è l'essere umano? Perché siamo qui? Per rispondere a questa domanda è essenziale capire cosa sia l'acqua. È fondamentale riconoscere in questo elemento il principio fondante del nostro universo. Che bellina la musica di sotto. Carina, sì. Sì. È un bel filmatino, sì, interessante. Chiaramente sono spunti che poi chi vuole può approfondire. Certo. Beh, è interessante, sì. E, bello, perché così impariamo sempre qualcosa di nuovo quando facciamo passo dopo passo. Il nostro scopo è dare qualche input che poi a casa chi vuole può approfondire. Per migliorare. Per migliorarsi. E adesso però noi ci dobbiamo allenare. Ci alleniamo sempre. Eh sì, siete pronti? Aspetta un attimo. Beviamo acqua. Franco, stasera. Filippo, siete pronti? Tutti pronti? Amici a casa, siete Franco, pronti? Filippo. Avete le tennis? Io sono pronto e ho una sorpresa per voi però. Dai. Sì? Sì, dalla Francia, Ratatouille è qui con noi. Adesso. Ecco, non so se è preoccupata, se c'è un topino che gira. No, scherzo, no, scherzo. Però stasera topino, tutto Ratatouille. No, il vabbè, stasera va così. Torniamo a noi. Sì. Ecco, come ci fai allenare questa settimana? Che cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo detto che alcune emozioni possono indurci a mangiare, quindi non sempre scegliamo il cibo con consapevolezza. Portiamo consapevolezza e prendi un attimo per te stesso e chiediti: che cosa vuoi in relazione al tuo corpo? Perché molte persone rispondono, per esempio, perdere qualche chilo, non essere così grasso. E una delle regole base che oramai conosciamo è che si ottiene sempre di più da ciò che si mette a fuoco in modo preciso. Quindi definisci cosa vuoi invece di ciò che non vuoi in modo preciso. E per esempio può essere in relazione al corpo: voglio sentirmi in forma, snello, sano, in un corpo che mi piace. Oppure pesare tot chili, non perdere tot chili. Ah, okay. Sempre per il fatto di dire le affermazioni in positivo comunque. Mm-hmm. Definire cosa voglio. Anche perché quindi chi come me odia perdere non lo farebbe mai. Esatto, male. Fantastico, sì. Ok, quindi definisci anche cosa vuoi mangiare, cosa è opportuno mangiare per sentirti sano, vitale, bello, forte, energico. Ok. E fai la spesa di conseguenza. Io per esempio ho imparato a saltare intere corsie. È un'ottima ma proprio le salto. Sì. Infatti tuo marito quando viene vai lì non buffet, posso, punta al fritto. Esatto. Infatti ci ha scritto in chat che preferisce il fritto. Questo è un argomento a casa nostra diffusissimo. Abbiamo contato circa 6 corsi sull'alimentazione insieme perché avevamo proprio idee di cibo e stili alimentari diversi a livello familiare. Quindi abbiamo dovuto trovare un incastro che potesse... Per forza, un compromesso. Sì, un compromesso. Voi come fate la spesa? Posso passare la parola a loro? Ok.
Beh, allora, in realtà io vado molto con la lista, cioè decido a casa cosa fare, perché altrimenti prenderei tutto. Una bella strategia. Sì, e poi in realtà salto di solito frutta e verdura perché la prendo direttamente ai contadini. Amo la roba di stagione, trovo importante usare la verdura o la frutta che dà quella stagione lì. Pedro, tu? Io vado a istinto. Infatti stavo per dire la stessa cosa. Sì, 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 anche io. Cioè, io se voglio prendermi il cioccolato lo prendo, cioè non è guarda, non è un piacere. Io non volevo una volta facevo la lista, poi alla fine non la seguivo mai, quindi ho detto cosa la faccio a fare? Io vado, prendo quello che mi suggerisce l'istinto e chiaramente sono cose sbagliate, cioè che non fanno proprio tanto bene, però insomma. Beh, insomma dipende poi dalle volte, immagino. Vabbè, sì. Tanta cioccolata a proposito del discorso di prima. Quindi definisci cosa vuoi, come ti vuoi sentire, qual è il risultato preciso, come se fosse già avvenuto, che cosa deve accadere, fai la spesa di conseguenza, goditi quello che stai mangiando. Quando ci sediamo a tavola è importante che siamo sereni, non che ci sediamo con o che la mangiamo rabbia, in la piedi fretta mentre lavoriamo, sì, come esatto dire. Quindi anche lo stato emotivo per la digestione è molto importante. E quando ricorriamo al cibo per noia o per tristezza, solitudine, ci fermiamo, prendiamo consapevolezza, quindi ti puoi fermare, puoi prendere consapevolezza e chiedere a te stesso: ho davvero fame in questo momento o voglio cambiare stato emotivo? Se voglio cambiare stato emotivo, interrompiamo gli schemi abituali facendo altro. Quindi okay, usciamo un attimo, facciamo una telefonata, beviamo un bicchiere d'acqua. Perfetto. Perché forse siamo disidratati, perché la fame è uno degli stimoli della disidratazione, degli effetti della disidratazione. Quindi l'esercizio base, diciamo, della settimana, sì, è quello di accorgerci se in quel momento abbiamo solo bisogno magari di cambiare lo stato emotivo, sì, e quindi non beviamo più acqua. Esatto, beviamo più acqua, sì, e abbandoniamoci al cibo solo quando realmente ne abbiamo bisogno. O quando lo vogliamo. O quando lo vogliamo. Sì, ci sono momenti in cui ci lasciamo abbandonare anche a mangiare la cioccolata. Ed è molto happy anche. Esatto, quello, esatto, sì, sì. Allora, grazie Lisa, grazie a voi, come sempre, per grazie essere stata qui con noi, per averci insegnato tutte queste belle cose. Possono trovarti su internet, ovviamente su Facebook, sì, come Lisa Gozzi. Sì. Se vogliono possono anche mandarti un'email, sì, per contattarti. gozzi.lisa@gmail.com. E a breve ci sarà anche il tuo sito. Sono, sì, felice, sì, di dirlo. Sì, è pronto. Giovedì quindi prossimo voglio annunciare il tuo sito, per favore. Possibile che sia online, ma anche solo metterlo online. Sì, bene. Sì, e comunque potete trovarla anche sul sito happinessonair.it, nella pagina dedicata alla tua rubrica, che è Passo dopo passo. Grazie.